di un ciambellone maestrale. E benvenuti da Ombretta, sì. Sì, e benvenuti da Ombretta, da Gabriele, dal Pannello, da tutti quanti. Qui su Do Cuore una Cappa, non su Arte per Te, ma che vi consiglio di andare a vedere. Vabbè, quindi, oltre scusate. Al purpuri tuo mentale, dici cosa prepariamo oggi. Allora... Dai, forza, non ti confondere, per no, favore. No, amore, no. Ve lo dico allora... io. No, diglielo tu, diglielo tu. No, ve lo dico io. No, diglielo tu. Dai. Capite perché mi confondo? Oggi prepareremo insieme una ciambella buonissima, un ciambellone all'arancia. Maestrale perché la ricetta me l'ha data la maestra di Enzo, la maestra Natalina, a cui mandiamo un grande bacio. Sì, ciao maestra Natalina. Ciao maestra Natalina. E allora, questa ricetta lei me l'ha data con gli ingredienti classici, farina bianca, burro, zucchero. Ombretta ha preso l'idea e l'ha trasformata in una ricetta super sana. Super buona, è una ciambella, ragazzi, ve lo dico, per adulti, non perché sia hard, ma perché ha un gusto talmente... No, Gabriele, smettila! Perché ha un gusto, scusatela, ogni tanto ci casca in queste abilità. Uffa! Ma perché ha un gusto molto... Cioè, quel retrogusto amaro ha che un gusto delle... elegante, al palato. Perché è dolce, ma non è sfacciatamente dolce, non è stucchevole, perché poi ritorna il gusto della marognola, della scorza di arancia. È grandiosa. Spostiamoci di là e andiamola a preparare insieme. Ed ecco gli ingredienti per la nostra torta integrale all'arancia bio. Allora, cominciamo subito. Sottolineo l'arancia bio perché siccome si userà la scorza dell'arancia, deve essere necessariamente bio. Poi tutti gli altri ingredienti prendeteli di farina bianca 00, zucchero raffinato, questo poco importa, ma che le bucce siano edibili è essenziale. Allora, cominciamo subito con la nostra ricetta. 300 g di farina, nel mio caso integrale, potete usarla anche 00. 250 g di zucchero di canna integrale, nel mio caso, voi potete usare o zucchero di canna normale o zucchero bianco. 3 uova, 75 g di olio di semi, io sto usando di girasole, voi lo potete usare di quello che vi pare, potreste usare anche 75 g di burro fuso. Mezzo bicchiere di acqua, se usate il burro usate mezzo bicchiere di latte. Una bustina di lievito per dolci, il succo di due belle arance grosse, guardatele in confronto alla mia mano, e anche la loro buccia. Quindi lavatele e che siano edibili anche le scorze. Un pizzico di sale, tutti i miei ingredienti sono biologici. Cominciamo subito. Innanzitutto separiamo gli albumi dai tuorli. Come prima cosa monto a neve ferma i miei albumi. Nell'altra terrina verso lo zucchero. Poppetè. E monto, sempre con le fruste fatte di albume non fa niente, le uova con lo zucchero. Quando lo zucchero avrà completamente incorporato le uova, verso il mio olio e la mia acqua e continuo a lavorare gli ingredienti insieme. Prima piano, se no succede un pastrocchio. Adesso grattugio la scorza delle mie arance e aggiungo anche il succo delle arance, che da noi con due arance è 300 grammi, da noi le arance sono vere, qui diciamo che rispetto ad altri posti producono più succo, no? Diciamo così. Adesso unisco alla farina il sale, il lievito e d'amblè verso dentro, così, senza tanti convenevoli, quindi a fruste a bassissima velocità mischio tutto. Prendo quindi i miei albumi montati a neve, li metto insieme, wow, sono durissimi, insieme al resto dell'impasto e li incorporo delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto. Un profumo bestiale. Pronti per versare il nostro composto in una teglia da ciambella.
mettiamo in forno a 180 gradi per 45-50 minuti, i primi 30 minuti così, dopodiché apriamo il forno, copriamola con un foglio di carta alluminio e lasciamo andare ancora la cottura fino a completa cottura, che dovete controllare voi con la prova stecchino, perché ogni forno è diverso da un altro. Ci vediamo a cottura ultimata, io come tempo indicativo vi do 45-50 minuti. Eccola qua, appena tagliata, ancora fumante, ed è, guardate, morbidosissima, wow, e adesso assaggiamola insieme. Ragazzi, provatela, è come avere un'arancia dolce in bocca, veramente, veramente buona. Brava la maestra Natalina, brava Ombretta per le modifiche salutiste, è veramente buonissima, una torta per tè o prima colazione, davvero, davvero speciale. Ora veramente vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Se anche voi avete provato questa ciambella per adulti, per adulti e avete assaporato il gusto elegante che dice lei, mi raccomando, mettetevi una bella giacchetta, vestitevi bene, perché lo potete assaporare ancora di più. È buonissima. C'è un 20% in più di sapore se vi vestite in modo elegante. Allora, sono sicura che è altrettanto buona fatta con farina bianca, burro e zucchero raffinato, ovviamente, scegliete voi, anzi forse in quel modo, sinceramente, forse è ancora più buona, perché che volete, la farina bianca lieviterà ancora di più e quindi sarà ancora più morbida, e il burro addolcirà maggiormente la scorza di limone. Quindi io vi ho dato la ricetta salutare, buona, per fare un'ottima colazione al mattino che vi dia la giusta carica e anche il giusto nutriente, il giusto apporto di fibre. Voi rifatela come vi pare, tanto è buona in tutti i modi questa qua. E poi diteci che ne pensate e ringraziate insieme a noi la maestra Natalina. Sperando che voi possiate riproporre questa ciambella all'arancia, vi ringraziamo per le condivisioni, per i pollici in su e per i complimenti che fate sia a Ombretta che a me. Stranamente a lui. Grazie. Bene, bene. Se volete rivedere un'altra ricetta di Cuore in una cappa, non perdetevi l'appuntamento di giovedì e di domenica. Qui! Ce la puoi fare. Noi ci rivediamo sulle vostre tavole. Ciao, scusatelo.